Buongiorno e ben ritornati con un nuovo video Svuota la spesa S lunga su casa e dispensa. Se sentite rumori, chiedo perdono, è il mio vicino che sta facendo dei lavori. Vado subito, come vi ho detto prima, sono stata da S lunga e vi faccio vedere quello che ho preso. Ho preso il riso basmati, questo qui per piatti orientali. Estate 0, ovvero con lo zucchero sostituto dello zucchero con la stevia alla pesca. Ho preso le arance e poi queste mini ciambelline. Poi ho preso per fare il sushi fatto in casa, ho preso l'aceto di riso, yogurt, questo che mi serve per i tubi. E questo della Müller Proteico a mousse. Poi ho preso un po' di pesce, filetto di platessa, pomodori. Poi ho preso l'ace gentile, scusate, è passata la moto. Panna, questo che è buonissimo, è uno dei miei preferiti. Mix soffio e poi questo qua che al contrario comunque è lo yumino alla banana, gusto banana. Poi ho preso questo per fare gli hamburger, quindi sono i cetriolini per l'hamburger. Shampoo, poi ho preso del pane fresco, questa focaccia con le olive e sotto il brioche alla crema della Bauli. I Ritz, questo qua è il pacchetto con 6 confezioni all'interno. Funghi, che voglio fare una ricettina per TikTok. Poi ho preso questo non carne vegetale, questo qui, e sotto ho preso questo cioccolato al latte senza zuccheri aggiunti dell'altra platessa, scusate, e poi della carne, queste qua le sottilissime dell'aia, carne per i cani, biscotti, gocce di cioccolato dell'Esselunga. Ho preso questi peperoncini dolci per fare una ricetta. Poi ho preso questo. E poi delle ali di pollo, di tacchino, non mi ricordo, di pollo forse, lo direi così, sempre per fare una ricetta. Poi ho preso lamponi mirtilli e sotto c'è lo yomino, questo qua, lo yomo al gusto malto, che è buonissimo. Ho preso i dischetti non per struccarmi, ma per fare delle medicazioni, perché hanno detto che servono questi, quindi non giudicate. Poi mi sposto di qua, ho preso i porri sempre per fare una ricetta e un po' di affettati. Ho preso questo qua, così la bresaola di tacchino, e poi magari ve lo farò vedere meglio dopo. Questa la pinza buonissima, che è tipo una focaccia. Molto molto buona, non vedo l'ora di mangiarla. Poi taralli della Smart, i funghi ve li ho già fatti vedere. Qua ci sono altri yogurt sempre della Müller. Poi ho preso, giusto magari se non ho il tempo, questo tramezzino. Poi patate, perché voglio fare come si dice, un po' di ricette con le patate, e poi voglio fare la vellutata di cipolle. Poi ho preso questo, l'altra parte da bere alla mattina, soprattutto per i bambini, le cipolle per fare la vellutata di cipolle, e altro pesce, sempre dell'Esselunga, iceberg. Poi ho preso questa dell'Esselunga con zucca e castagne, volevo provarlo. Poi sotto troviamo il mochi,
buonissimo, davvero buonissimo, quindi qua un po' cucina orientale. E poi ho preso questo per fare il sushi fatto in casa. Poi ho preso per le merende dei miei figli questo e questo, così quando vanno a scuola sono a posto. Patatine della, sempre della Smart, banane, uova, sempre della Smart, sacchetti, la pattumiera, sempre della Smart. Poi ho preso i sacchi Bon per mio figlio, a me non piacciono, a lui non so come fanno piacerli, ma gusti sono gusti. Ne ho presi due, uno al pollo, l'altro un po' più gusto particolare, eccolo qua. Poi magari la panna ve l'ho già fatto vedere, non mi ricordo più. Poi ho preso due sacchi di pellet e poi sto pensando se ho messo tutto. E poi per finire, che mi era caduto, l'ho recuperato, questo qua per la mia bambina. Vediamo se riesco a farvelo vedere così. Vediamo, della Essence. Eccolo qua. Questo qui è un lucidalapra della Essence per la mia bambina. E niente, poi come vi ho detto ho preso due sacchi di pellet e questa è la mia spesa all'Esselunga. Ci vado poco perché purtroppo io lo trovo un po' caruccio, però le cose non sono affatto niente male. Del resto si paga un po' la qualità, insomma. Niente, io con questo video vi saluto. Grazie se siete arrivati fino a questo punto. Iscrivetevi se vi va, se siete nuovi. Attivate la campanella così vi arrivano tutti i prossimi video. Commentate, fatemi sapere qua sotto che cosa ne pensate. E niente, noi ci vediamo la prossima volta qui su Casa e Dispensa con un nuovo video. Ciao a tutti!